uno degli elementi più decisivi ed intensi del lavoro di Marcello Mariani è questa capacità di lavorare partendo sempre dall'idea di un mondo frammentato, un mondo diviso, un mondo caotico, che tanto più passa il tempo e tanto più si rivela essere il mondo di oggi. In ogni sua opera, secondo me, si sente al tempo stesso la frammentazione e poi l'aspirazione e direi la capacità di Mariani di riportare quella frammentazione ad unità. Cioè nei suoi quadri è possibile leggere al tempo stesso la frammentazione, che non è mai però una frammentazione puramente dispersiva, ma che diventa una frammentazione che va verso l'unità, cioè che aspira ed ha delle energie, come un campo di energie che tende all'unità. E quindi frammentazione e unità convivono in Mariani, così come convivono costruzione e distruzione. E quindi questo recupero per me è molto importante. È importante perché è un fatto emotivo, un fatto emozionale di trovare degli oggetti, delle cose che sembrano che non servono più, sono state lì buttate, no? E per 200, 300 anni, no? Proprio delle lettere mangiate dai topi, dalle soffitte, dalla polvere, quindi quasi, quasi inservibili. E allora che cosa succede in me? Scatta un meccanismo, una cosa che va oltre, e allora recupero queste cose, le prendo e le dispongo sulla tela o su un supporto, no? Un supporto qualsiasi. E recuperando quelle cose, naturalmente c'è il recupero di me stesso, no? È un segno, un linguaggio molto coraggioso. E poi mi piace perché è tutto immaginato, non prende nulla dalla realtà. E io ricordo sempre una frase del mio amico Federico Fellini che diceva: l'immaginazione è il modo più alto di pensare. Caro Mariani, credo di aver capito questa sorta di ritorno all'origine del giallo e del rosso, del verde e del blu, finalmente distesi dal gesto vasto del braccio lungo le campiture che invadevano la teca solenne della chiesa di San Domenico. Lungo il percorso si scoprivano le lucenti possibilità minerali del colore, come non lo avevo mai visto uscire con tanta violenza dal turgore della materia, né mi era stata così chiara la risolutezza del segno. No, perché preparo la Biennale e metto gli artisti nella produzione degli ultimi 10 anni. Le cose più belle che Mariani raccontava, per esempio, durante un suo viaggio in Madagascar, questo
specchiarsi di un cielo stellato e quindi bianchissimo e nelle conchiglie che stavano sulla sabbia. Quindi questo riflettersi del cielo nella sabbia, del cielo nella terra, è un'unità quella cielo-terra che si sente anche nelle opere di Mariani. E il senso dello sciamano, il senso della spiritualità sta proprio in questo sentire l'unità di tutto, cioè l'unità che unisce profondamente tutti gli aspetti del microcosmo e del macrocosmo e l'unità che deve tornare ad avvolgere e riguardare anche l'uomo in prima persona. Questo mondo di oggi che purtroppo ci circonda è affrettato, ha una fretta di arrivare non so dove, e io invece sono fermo come le mie cose arcaiche. Ha avuto delle ispirazioni anche dall'Australia per la sua opera? Sì. Ho avuto la fortuna di stare un po' con gli aborigeni, perché un amico mi ha fatto conoscere un po' dell'Australia e io mi sono riportato molte cose. Questi aborigeni che fanno questi disegni, sai, grandissimi, e non capivo perché vedevo linee lunghe, non capivo. Poi lui mi ha detto: sali su un albero o su una roccia, vedi, no? E ho visto grandi kangaroo, boomerang. Oddio, ho detto, ma come fanno questi a disegnare? Io non riesco a dominare un foglio di carta e questi invece fanno queste cose bellissime. E lui mi disse, ma loro riescono a staccarsi dal terreno e guardarle dall'alto. E anche no. Perché lei, tra l'altro, viene da una città invece medievale, opposta, no? Sì, 1300-1200, che è l'Aquila. Sì, l'Aquila. No? E i suoi quadri sono tutti di notevoli dimensioni, sì, no? Sono grandi perché lo spazio, secondo me, ancora non lo conquistiamo mentalmente, perché se pensiamo all'infinito non esiste più luna né terra, figuriamoci noi, però ci siamo e questo è bello. E come si fa ad accostarsi un po' di più a questo stile astratto, che è lo stile della nostra epoca, ma che tante volte si sente un po' incompreso, no? Lo studio, bisogna leggere, vedere, molto vedere. Signor Mariani, quanto c'è dell'Aquila nella sua pittura? Ah, devo dire grazie alla mia città, perché mi ispira giornalmente, sempre per me nuova. E io ho la fortuna di avere una chiesa sconsacrata come studio, grandissima, del 1300, e rimango influenzato da queste bellezze. E quindi queste tele che io ho portato sono sovrapposizioni di queste varie epoche della mia città, sono collage, sono vecchi documenti del 700, del 600 che io recupero per poi farli rivivere a modo mio su queste tele. Quindi c'è l'Aquila proprio fisicamente, insomma, sì, nelle sue tele. Sì, perché le mie tele, guardandole, si ha la sensazione che siano affreschi, quindi c'è dentro Mantegna, Giotto, però con un'interpretazione nostra, moderna. Senta, lei è passato ha iniziato come figurativo, no? Sì. La sua carriera di pittore, e poi invece è passato all'astratto. Ma non me ne sono accorto, devo dire. Ecco, infatti stavo per chiedere come è avvenuto questo passaggio. Perché ho cominciato a togliere qualche linea, aggiungere qualche colore, ma non accorgendomene. Me ne sono accorto quando gli altri mi hanno detto, ma il figurativo dove è andato a finire? Ma dico, ma queste sono cose ancora più figurative, perché far parlare queste croste, questi muri, queste chiese che hanno storia, piazze che hanno storia, per me è molto importante. Il cielo nostro è azzurrissimo, perché stiamo a quasi 1000 metri di altezza, ai piedi del Gran Sasso dell'Aquila. È un cielo stupendo. I vicoli dell'Aquila sono stretti, angusti, però pieni di vento. So accarezzare il vento, mi piace farmi accarezzare e so accarezzarlo, perché lo sento, guardo i tramonti, vedo gli uccelli, vedo il verde degli alberi, vedo i ciuffi d'erba che escono in questi grigi di pareti, erbe parietarie. Rimango affascinato, sto a guardare, ecco che poi
questi accumuli di sensazioni che mi vengono dentro, riesco a trasportarle poi su queste tele.